terza fase, cioè la fase, siamo nella fase dell'azione. Per indurre il cliente a passare all'azione, cioè a cambiare il suo comportamento, il counseling, anziché focalizzarsi sul problema e parlare del problema, eccetera, si focalizza sulla soluzione del problema. Per cui si enfatizzano, si sottolineano le eccezioni. Vedete, le eccezioni. Cioè, in pratica si dice, si chiede al cliente, quali sono le eccezioni al tuo problema? Eccezionalmente non c'è, o è di meno. Per esempio, nel caso di te, quando i tuoi genitori ti trattano un po' meglio, ti accettano di più. Va bene, potrei rispondere, quando capita che io sono meno aggressivo e non grido e non mi chiudo, non strillo. Questa è l'eccezione che lui ha trovato alla sua situazione problematica. Ora, questa situazione, questa risposta costituisce la base su cui costruire tutto il processo di cambiamento, perché la sua stessa risposta lo induce a modificare il suo comportamento o positivo. Cioè, mi seguite? Se lui dice io mi sento trattato bene dai genitori quando non grido, la sua stessa risposta lo porta a cambiare il suo comportamento, cioè quale sarebbe il cambiamento, secondo voi? Sì, e lo capisce lui stesso. Se quando non grida i suoi genitori lo trattano bene, e capisce che gli conviene cambiare in questo senso. Quindi è la base del cambiamento. Capisce che dovrebbe riuscire a non essere aggressivo, a non piacersi addosso, cioè non gridare. Ora, se non ci sono eccezioni alla situazione problematica, per esempio dice no, non ci, il problema c'è sempre, vedi, no. Devo aver chiesto quando il problema è di meno, dice, no, il problema è sempre uguale, non c'è una diminuzione, non ci sono eccezioni. E allora si passa all'approccio ipotetico. L'approccio ipotetico significa chiedere, facciamo un'ipotesi allora. Quando il problema, ipotizziamo che il problema è stato già risolto, il tuo problema è stato risolto. Quando il problema sarà risolto, cosa riuscirai a fare? Cosa farai di diverso? Che potrebbe rispondere quel bambino, per esempio, quando il problema sarà risolto, quando i miei genitori mi tratteranno bene, sarò più sereno, parlerò con calma, quindi giocherò con mio fratello anziché picchiare, essere aggressivo con lui, invece di lei. Ecco come con questo approccio ipotetico lui si focalizza sulla soluzione del problema. E questo lo fa uscire da una situazione ristagnante quando era focalizzato solo sul problema. È una via di uscita, insomma, il problema, che lui ha trovato da solo. Ripeto, il bambino stesso, grazie a questi stimoli del caso, trova le sue soluzioni. Si responsabilizza, insomma, rispetto alla soluzione del suo problema. È la sua soluzione, la situazione problematica. Quindi è sicuramente una soluzione percorribile, fattibile, risolutiva. Guardate. Poi ci ritorniamo. Le persone tentano di gestire in modo efficace i problemi della propria vita, ma a volte le soluzioni che trovano non solo falliscono, ma esasperano il problema. Spesso anche in questo caso si continua insistendo.
circolo vizioso il campus mi aiuta a chiarire gli obiettivi, ad agire adottando strategie diverse da quelle già sperimentate attraverso quattro fasi. Prima fase, chiara definizione del problema in termini concreti. Seconda fase, esame delle soluzioni già tentate. Quarta fase, chiara definizione del cambiamento concreto da ottenere. Quarta fase, creazione e implementazione di un piano per ottenere questo cambiamento. Vai avanti. Questi sono gli stadi del percorso di cambiamento. Prima di agire, vedete, ci sono vari stadi nel corso dei quali le persone fanno per fare un cambiamento. Per esempio, persone con problemi di alcolismo spesso si trovano nella fase della precontemplazione, cioè non si rendono conto di avere un problema, cioè non lo contemplano neanche prima di non sanno che hanno un problema. Principale sia causata dagli altri. Passare allo stato della contemplazione significa il fatto che essi desiderino esaminare la possibilità che l'alcol stia influenzando negativamente loro stessi e gli altri. Cioè cominciano a contemplare e possono avere problemi, il loro comportamento può essere problematico. Alcune persone con problemi di alcol passano poi allo stato della preparazione, durante il quale pongono le basi per cambiare, cioè cominciano a preparare il cambiamento, cioè cominciano a dire ma forse potrei smettere di bere, cominciano a prepararsi all'azione di cambiamento. Da questo possono procedere allo stato dell'azione, che si realizza quando il rituale del bere viene modificato e si coltivano nuove amicizie, si apprendono nuovi comportamenti alternativi. Poi alcuni possono arrivare alla fase del mantenimento, che è una fase successiva in cui implica sforzi continui per mantenere un cambiamento di comportamento, cioè questo non bere più viene mantenuto. Vai avanti. Vedete, questa tabella, gli stadi del percorso di cambiamento, fase della precontemplazione, ma il problema delle persone dice io non sto pensando al percorso di cambiamento, cioè ci sta pensando proprio, però a cambiare, perché non è stato organizzato, attribuisce la causa dei suoi problemi, la società mi fa star male, un alcolista per esempio che vive, e attribuisce la causa della sua depressione, del suo problema alla società. Si trova in una fase, uno, della precontemplazione e non pensa minimamente a cambiare. Due, contemplazione. Si dice io ho iniziato il mio cammino verso il cambiamento, ho intenzione di agire entro i prossimi 6 mesi. Comincia a pensare che forse se lui sta male, il suo problema è che bene, comincia a pensare di cambiare, ma dice lo farò nei prossimi mesi, non riesce a mettere in pratica un cambiamento al momento. L'altra fase è la fase della preparazione. Nella fase della preparazione la persona dice io mi sto muovendo nella strada del cambiamento, ho intenzione di agire entro il prossimo mese. Mi seguite? Cioè una fase in cui si comincia ad avvicinare al cambiamento, però non è ancora in grado di attuare al momento. Immaginate un alcolista che dice io so che devo cambiare, non ce la faccio adesso a cambiare, lo farò nel mese prossimo. Si trova nella fase della preparazione. Azione 4. Io sto realmente percorrendo il mio cammino verso il cambiamento.
nei mesi trascorsi ho agito sul mio problema. È la fase dell'azione. Lo insta ha cambiato il suo comportamento e non tantemente. E nei mesi precedenti ha agito in questo senso. Non avevo. Quinta fase, mantenimento. Ho fatto molta strada nel mio percorso di cambiamento, ho risolto il mio problema da più di 6 mesi. Ho visto che da 6 mesi non vive è nella fase del mantenimento, cioè riesce a mantenere questo suo cambiamento. È lui che ha cambiato il suo comportamento. Non sono gli altri che hanno cambiato niente. Lui si è responsabilizzato e è riuscito a cambiare. Conclusione, io non penso molto al mio passato, cammino verso il cambiamento, il mio comportamento precedente non è più un problema. Ha concluso, ha risolto il problema, è arrivata alla conclusione. Fatemi delle parti